Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha. Iniziamo una nuova serie Max Payne 3. Ragazzi, avevo intenzione di riproporre il sondaggione per decidere insieme quale sarebbe stata la prossima serie, ma poi ho pensato che in questo momento non ci poteva essere una serie migliore. Ragazzi, veramente, questo è uno dei giochi più belli a cui ho mai giocato. Però ragazzi, voglio sapere anche la vostra, anzi, la vostra volontà è fondamentale per il continuo di questa serie. Quindi nei commenti fatemi sapere se vi piace, se non l'avete mai visto, se non lo conoscete. Ragazzi, questo è un giocone. Per il resto ragazzi, mi piacerebbe che questo primo video arrivasse almeno a 5.000 mi piace per capire le vostre volontà. Quindi guardatevi le prime due puntate e a seconda del vostro feedback decideremo se continuare o no. Scusate il lungo prologo, iniziamo. This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Dovrò coprire queste scritte. Like I said, it was a long time ago. Let it go. Seriously. Vedete ragazzi che ci sono tutti questi colori? Non sono messi a caso. Spiegano un po' lo stato di Max Payne, il suo stato sia fisico che mentale. Ma adesso appena inizieremo a giocare vi racconterò un po' la storia. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited. Really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Vabbè ragazzi, avrete capito che questo è un prologo che ci riassume in una certa maniera tutta la storia di Max Payne, la sua vita precedente. Ovviamente ragazzi, se non conoscete la sua vera storia non l'avrete capito, ma tranquilli, come vi ho già detto, vi ci porto io. Intanto adesso ora iniziamo. So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans,
but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Mamma mia, adoro il tipo di narrazione noir hardball. Capitolo 1, siamo a São Paulo, Brazil. I'd arrived in São Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. You just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I'm not sure. Serious though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. Who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education. Ma assomiglia un po' a Madri questo qui, ragazzi. It's very funny, Max. Oh, excuse me. Vabbè, diciamo che ci stanno presentando i piani alti di San Paolo, le persone che stiamo proteggendo. I was mostly working for Rodrigo Branco. A local businessman, built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along stupido, as well as Rodrigo any rich Branco, workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough they won't have to feel guilty about their good fortune. Beh, diciamo che è una famiglia con Suddenly, pochi soldi, things eh? Turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Inizia la festa. Ragazzi, adoro questa narrazione dove il protagonista che ci racconta con flashback le, insomma, le sue sensazioni, perché poi la caratteristica principale dei romanzi hardboiled e noir. Comunque siamo nei casini. Pass off. How's that? I don't know what the fuck that was. Let's go. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. I due idioti siamo noi. Clear. Che poi, ragazzi, questo qua non assomiglia. Sure. Look after yourself, bro. Stay safe. Okay. It wasn't my own safety I was concerned about. Trophy wife or not, I'd said I would protect the girl. Okay, proteggiamo la donna. Oh, ecco la caratteristica principale di Max Payne. Il bullet time. It was time. Shoot dodge. Time to choose a nasty fall or a.
Ok, lo agganciamo in prossimità. Vabbè ragazzi, da adesso in poi penso che ogni tanto parlerò anche sopra a Max. Tanto è in inglese, dovete leggere semplicemente i sottotitoli. Avete appena visto, per chi non lo sapesse, qual è la caratteristica principale, qual è il mezzo di gameplay che ha reso famoso questo gioco, questa serie, ovvero il bullet time. Pensate ragazzi che nel primo Max Payne, appunto, fu uno dei primi giochi che introdusse questa caratteristica, ovvero lo slow motion, il vedere il proiettile entrare e uscire dal corpo del nemico. Comunque ragazzi, allora io direi che possiamo iniziare già a fare una disamina su chi è Max Payne. Vabbè, chi è Max Payne adesso l'abbiamo visto, un uomo in preda ai suoi fantasmi, ai suoi demoni, alcolizzato, soprattutto assuefatto dai painkillers. That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more liquor in her cocktail. Ok, e noi suoniamo il pianoforte. No, vabbè, io scherzavo, che lo suona davvero. Max, sbrigati. It wasn't the time. And I was still a little rusty. But the tune was coming together. Sì. Comunque ragazzi, chi è Max Payne? Per tutti quelli che non dovessero conoscerlo, Max Payne è un ex agente della polizia che un giorno, tornando a casa da lavoro, ha ritrovato sua moglie e la sua bambina appena nata massacrati da dei tossici. Poi guardate quanto ironico, lo stesso Max Payne adesso è un tossico, abbiamo appena raccolto gli antidolorifici. Comunque ragazzi, ahia, l'abbiamo presi. Facciamo fuori questi tizi. Salviamo la donna del nostro capo. Let it go. It might have been stupidity, drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Beh, sei un cavaliere senza macchia. Sei un pazzo, Max. Che figata. Tranquilla. Sta tranquilla. Nós cuidamos disso. Nice work. Hey, you need a hand? No, you. Where the hell's Rodrigo? I don't know, man. Cacchio, l'hanno preso allora. Thanks. Somebody's gotta go find him. Sta tutto sotto controllo agora. Fica tranquillo. Fica tranquilla. Ma sempre fatto ridere. Vabbè ragazzi, dai, dobbiamo trovare Branco. Devo essere sincero, non mi ricordo granché della trama. Doors opening to a firing squad of muzzles. Far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Eh già. Quindi diciamo che sarà una nuova prima volta anche per me. Mi ricordo solamente, ragazzi, che è stato uno dei giochi più belli in assoluto, sia dal punto di vista del gameplay che anche dei personaggi, la storia, la musica, c'è tutto. Vai vicino al getto per ripararti. Beh, questo l'avevamo già capito. Miriamo da dietro. Veramente c'è tutto. Mi ricordo bene o male che c'è, non mi ricordo perfettamente tutto. Quindi di questo sono anche un po' contento, ragazzi, perché ci potremo anche stupire di nuovo insieme. Comunque dai ragazzi, per continuare a parlare un po' di chi è Max Payne, diciamo che da questa questione della droga, di questi tossici che erano assuefatti a una nuova droga che era la Valchiria, diciamo da lì è iniziata tutta l'escalation. Oh, questo è un pazzo. Bullet cam. Spara all'ultimo nemico. Ah ok, all'ultimo nemico ragazzi era questa bullet cam rallentata. Possiamo anche velocizzarla. Vabbè, diciamo adesso è un po' un tutorial. Comunque, tornando a noi, quella droga, la Valchiria, non era un dettaglio, perché appunto da lì nasce tutta l'escalation di vendetta di Max Payne. Ok, tutto questo, guardate come gli abbiamo sfondato la faccia, ragazzi. Non aprirà più bocca. Vabbè, dette tutte le cacchiate, tutto questo per dirvi che, ragazzi, che comunque, a parte qualcosa di fondamentale, non è fondamentale che voi conosciate la storia precedente dell'1 e del 2, quindi ve lo potete godere tranquillamente. Vabbè, ma adesso torniamo a noi, alla nostra storia. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive almost as much as I did. E beh, che poi tra l'altro ragazzi, ma non voglio dire niente di razzista, perché magari, però comunque in Brasile, ma in generale nei paesi un po' più poveri, per esempio anche in Argentina succede spesso, cioè i rapimenti sono all'ordine del giorno, chiedono poi il riscatto e fanno i soldi. È quello che sta succedendo con noi in questo parcheggio, con il nostro boss Rodrigo. Tutti lo vogliono vivo e noi per primi, ragazzi.
Anche perché sennò non ci pagherebbe nessuno. Ragazzi, datemi qualche puntata per... Ah, gli ho sparato proprio in un ginocchio. No, però l'ho preso ancora. Ah, continuo a spararli. Per riprendere un po' manualità con i comandi. Anche perché il pad della PlayStation 3 già. Diciamo è molto diverso rispetto a quello della 4. Infatti mi trovo male quasi. Comunque, vedete ragazzi, la storia viene raccontata dagli occhi di, dal punto di vista di Max Payne, di Max. E anche vedete tutti questi colori stanno a simboleggiare lo stato fisico. Intanto troviamo gli indizi tipo questa foto. Thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. I done them enough favors. I didn't need to give them more of a head start. No, infatti andiamo dritti per diritti. Anche se ragazzi dovremmo raccogliere questi indizi in modo tale che battling with gunfire. Was I too late? Che Max ci dica la sua sulle cose che succedono intorno a noi, magari ci può fare anche un approfondimento. E vi ripeto ragazzi, è fantastica. A me piace tantissimo. Sapete quanto io ami il noir, almeno il tipo di narrazione, che appunto ci raccontano dagli occhi dei protagonisti le cose che stanno succedendo. Poi se ha un carisma infinito come il nostro bel Max, bello insomma. Avete visto come tutti questi colori e tutto il resto simboleggino appunto il suo stato. Porca miseria, io ho sparato proprio nel cervello. Gli ho colpito l'amigdala. Bora bora. Appunto ragazzi, tutti questi colori ci fanno capire come questo sta ubriaco dalla mattina alla sera. Ehi, non fuggirete, non ve ne andrete. Spara le bombe. Rodrigo, I'm here. Rodrigo Palacio, sono qui per te. Asti infami che colpiscono le condutture. Quanto mi fomento a sparare con la doppia pistola, ragazzi. Doppia pistola e... lo shot dodge. No, dodge. Vabbè, insomma, ci tuffiamo. Guardate così. Peccato che ci siamo tuffati nel momento in cui si sono andati a riparare. Però uno l'abbiamo ucciso. Mamma mia, veri pro come al solito. Caputa. Ah, continuerò fino alla fine. Scarichiamogli il caricatore addosso, nonostante sia morto. Rodrigo, vaffancina. No! Figlio da puttana! Gli ho sparato in testa! Di quanto mi fanno godere, ragazzi, ste riprese. Fica tranquilla. You're okay. Come on, get up. Come on, get up. Questi vengono dopo Pasqua. Come with me. Dopo la festa. It's okay. Che porra vocês estão fazendo? A justiça local? Que porra você acha que é falando com meus amigos? Sì, vabbè ragazzi, se parlate in portoghese, cioè. Cala a boca, cuzão. Continua dando. Servirebbe braço per capire qualcosa. Não põe o nariz onde não é chamado. Vamos. Ajuda, cara. Chama uma ambulância. Ajuda. Fuck. You did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFED, but normal cops. I don't know about this stuff, politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home, and then I'll get you home too. Come on. Beh, adesso è da capire chi sono quei tizi. Comunque dai ragazzi, io direi che per questa prima puntata possa essere tutto. Vi ricordo che il vostro supporto è fondamentale, quindi dai come mi piace. Se arriviamo a 5.000 mi piace, continuiamo questa serie. Nei commenti fatemi sapere se vi piace. Se vabbè ragazzi, se non vi piace Max Payne 3 siete pazzi. Quindi vi do appuntamento ai prossimi video. Nel pomeriggio esce un'altra puntata, quindi vedetevele tutte e due. Poi fatemi sapere che ne pensate, così decidiamo insieme se continuarla. La mia idea ragazzi è continuare Max Payne almeno fino alla prossima serie che è Wolfenstein, e dopo ragazzi The Witcher 3. E intanto continuiamo comunque con FIFA e il resto. Quindi ragazzi, do appuntamento ai prossimi video. Lascia tanti commenti, lascia tanti mi piace. Max sbratta. Un saluto a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. And with that, I guess I was ready for bed.